jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it. On Air, Sounds Good, l'appuntamento settimanale con Lorenzo e Valerio. Dalla fungara di Villa Gordiani. Sempre, come al solito. Questa fungara, vabbè, a noi ci piace, sembra, no? Questa sera lo stanno trasmettendo la festa, un'altra trasmissione sui morti del tuo stato. Invece facciamo una trasmissione un po' più allegra, un po' più disinibita. Un po' più easy, no? Dai, certo, con musica. Musica e parole, adesso come si dice. Musica e cazzate. Da due cazzoni. E appuntamento speciale, questa praticamente è quella che va in onda alle 6 del pomeriggio il martedì. Sì, oggi la facciamo alle 11:30 di mercoledì. Perché noi famo come ci pare. Quando ce va. Esatto, noi famo come ci pare. Ci doveva essere anche Tommaso, il nostro amico Lord Frozen, che ci ha accompagnato nella scorsa puntata, no? Sì, però oggi ha un appuntamento di lavoro, non poteva essere qui con noi. Ho un incontro con il capo di stato Ban Ki-moon. Sì, quel napoletano di Napolitano. E quindi niente, quindi ci siamo accollati la pratica io e Valerio, e magari se ci viene anche Dottor Giallo ormai. Dottor Giallo, che è un'icona, un'icona omosessuale, si può dire, perché comunque. E certo, ognuno si gusti, viva l'amore. No? Che piace, un ragazzo che piace a chi comunque ha gusti sessuali diversi da quelli di un etero. Però... Anche un bel ragazzetto, mo tocca dimola tutta. Vedi, no? A Lorenzo per esempio piace, quindi vabbè, certo. A confermare la mia tesi poco fa. Certo, io guardo l'interno di una persona, le budella, il fegato. Vabbè, dopo questa gran cazzata io direi di sparare subito il primo pezzo, eh? Sì, spara. Allora, visto che ieri io e Valerio stavamo nel piano sopra la fungara e se stavamo a sentire proprio gli Audio Slave. Sì, tanti ricordi anche con gli Audio Slave. Questo gran pezzo, poi tra l'altro. Gran disco, noi stiamo a sentire il disco. E poi campavo dei ricordi qua, siamo un po' vecchi, sì. No, altri, dai. È pure vero che la musica, la buona musica fa parte magari un po' più del passato, da primo questo. Sì. E se no questi stanno sempre a piangere, questo più vecchio. Non è vero, siamo giovani. Però campavo dei ricordi. Vabbè, e quindi ci andiamo proprio a sentire Cochis degli Audio Slave.
Rieccoci ancora in diretta, Radio Roma Futura, Sounds Good su Stereo Tap Loop. E questi erano proprio gli Audioslave, gruppo musicale alternative metal statunitense formato a Los Angeles nel 2001 per volontà di Chris Cornell, che è la voce, ovvero membro di Soundgarden, no? Altro gruppone, Vale? Altro gruppone di Seattle. Eh sì, infatti, mi ha preceduto, mi ha fregato sul tempo, come si dice. E che poi, tra l'altro, Soundgarden, che nelle nostre sfuriate grunge, potremmo dire? Sì, attacchi grunge. Sì, e dai, l'hanno sparati più di una volta i Soundgarden, mi pare più di una volta. Però vabbè, che ci frega. Sì, più di una volta. Spazio riempito bene con i Soundgarden, spazio musicale ben, ben predisposto. De livello, de livello. E Audioslave. E poi tra l'altro negli Audioslave c'è anche Tom Morello, chitarra dei Rage Against the Machine, altro gruppone. E per ritornare al fatto che siamo vecchi, te ricordi sempre stesse seratone di Radio Rock, no? Rage Against the Machine, pure bei pezzi metteva, con lo stesso scalettone, sempre tutto uguale, sempre quello, quando i tempi che furono, sempre vodka orange, no? Vabbè, quello pure adesso, però quelle, vedi, quelle è lì che te senti giovane, non in questo istante però. E quindi intanto volevo comunque salutarlo, Lord Frozen Tommaso, che sicuramente ci starà ascoltando. Se ci stai ascoltando se ci sta ascoltando, facci un segno, Tommà, e mandaci un saluto, che ne so, così se no ci sentiamo soli pure una certa. Sì, solo io e lui qua sotto dentro sta fungara. Dentro sta fungara, sapevo, portavo due spaghetti, li facevamo spaghetti panna e funghi, no, ce l'avevamo qua freschi freschi. Vabbè, andando avanti, mo in scaletta c'è sta Coldplay con un successo del momento. Questo lo passano per radio, quindi non possiamo parlare di passato remoto, ma di presente Radio Globo. Esatto, dimensione suona Roma, tutte ste FM, no? Sì, Coldplay, altro gruppo che anche nello spazio Sounds Good Singers Live c'è stata la puntata, andatela a risentire, e così faccio pure pubblicità, diciamo, andatevi a risentire sul podcast tutte le altre puntate della suite di Sounds Good, e quella era proprio la combo dove c'erano Radiohead e Coldplay. Sì, Coldplay tra l'altro è un loop che qui in radio è usato tantissimo in molte trasmissioni. Sì. Un loop da quali sbatte la capoccia al muro. Sì, sì, poi è vero che ha avuto veramente un gran successo. Il loop che doveva essere di Viva la Vita. Sì, di Viva, se non sbaglio. È quello, Morgante è impazzito, è proprio. È impazzito, che ha proprio deragliato questo loop. Si è messo pure come sveglia. Mi è piaciuto proprio tanto tanto. E mi pare che l'ho messo pure qua un loop di Coldplay. Sì, era Yellow, quello che avete sentito nella parlata introduttiva, ecco, per capirsi. Vabbè, quindi a sto punto io direi de sparasse i Coldplay, e il pezzo è, che dicevi tu, A Sky Full of Stars. Adesso tu che sei malato, appassionato di Coldplay, appassionato di Coldplay. Sì, tu li sei visti pure dal vivo. Ho visti dal vivo all'Heineken Jamming Festival. Da paura? Sì, insomma, un po' deluso sinceramente come data. Perché? Perché poi quando fanno questi festival ti trovi sempre l'artista di punta, quello che tu parti, fai chilometri, andando a vedere, fa meno rispetto a quanto aspetti, perché magari suona con altre due o tre band che dovrebbero riempire, diciamo, gli spazi di contorno, ma invece occupano una parte determinante di tempo che rubano appunto all'artista che uno se va a vedere. E perché ti ho detto sta cosa? Te lo dico io. Perché sentendo questo pezzo, questo qui, io volevo capire, siccome io l'ho sentito, non sento la radio,
solo Radio Roma Futura sento, ecco, solo Radio Roma, perché non prendi le FM. Anch'io sento Radio Roma Futura. E questo pezzo è dance, no? Sì, è un pezzo, hanno rivoluzionato un po' il loro modo di fare musica. Prima diciamo avevano uno stile molto più celtico, adesso si sono un po' più commercializzati verso il dance, sì. Sempre commerciale comunque ad un certo livello, direi. Sì, eh? Sì, sì, è sempre comunque marchio Coldplay. Sì, quindi sì. Ti contraddistingue rispetto a tutto quello che ci propinano gli altri. Sì, commerciale scrauso solo fatto per vende. E quindi la domanda a sto punto, come dice chi diceva Marzullo, nasce spontaneo. Ma è uscito un disco nuovo che contiene. Sì, sì, è uscito okay. Un disco. Ma è tutto nuovo. Dance? No. Ah, ok. Quindi sicuramente ha un'impronta diversa, però non è tutto dance. Ok, poi mo vado a sentire. E vi dirò, insomma, dai. E ti dirò. Ci dirai, dai. Dai, quindi spariamo se Coldplay A Sky Full of Stars. Ходжу по місті, на мене тиснуть люди, я бачу їхні руки, я бачу їхні.